Si chiama Deep Brain Stimulation, la procedura chirurgica più moderna finalizzata alla stimolazione cerebrale profonda e alla base del primo intervento in Abruzzo di neurochirurgia per il trattamento del morbo di Parkinson effettuato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La tecnica è stata usata su un paziente aquilano di 66 anni, affetto da anni dalla malattia. Il paziente, come ha sottolineato il primario del reparto di neurochirurgia dell'ospedale, Alessandro Ricci, ha avuto un netto miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un intervento chirurgico che consiste nell'impiantare degli elettrodi nel cervello che sono collegati ad un generatore in grado di dare impulsi, una sorta di pacemaker che viene attivato e programmato in base alla risposta del paziente. Un intervento reso possibile grazie ad un certosino e complesso lavoro di squadra, visto che coinvolge il neurologo che seleziona il malato, il radiologo che diagnostica il quadro, ma soprattutto fa gli esami che saranno usati per impiantare gli elettrodi, lo psichiatra che valuta in quali pazienti si può attuare la procedura e anche il neurofisiopatologo che legge le tracce durante la stimolazione e stabilisce se gli elettrodi sono stati posizionati correttamente in base alla risposta. Naturalmente ci sono l'anestesista e il neurochirurgo. È un processo molto impegnativo per selezionare i pazienti e verificare poi la procedura e l'assistenza successiva, ha detto Ricci, ma i risultati sono davvero importanti.